Hadouken! Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video intervista cosplayer. Stasera abbiamo la meravigliosa fan di I Soliti Idioti, quindi stasera parleremo dei Soliti Idioti. A posto. Ho beccato una fan che condivide le mie stesse passioni, allora cambiamo argomento, non parliamo più di cosplayer, ma parliamo di Soliti Idioti. Ok, non ti ho chiesto il nome perché lascio decidere a te se come chiamarti, come vuoi essere chiamato, come ti chiamerai e come eccetera eccetera eccetera. Allora, stasera abbiamo con noi la meravigliosa Elisa Piccardo, conosciuta anche magari sui videogiochi perché sono una gamer, sì, sono una nerd. E Elisa Six, per il resto su Instagram mi trovate con lo stesso nome, su Facebook Elisa in Ferris. Ho cambiato qualcosa. Questa cosa che devi essere una gamer non va bene, perché qui l'unico gamer sono io. A posto, niente, basta, da oggi è finita la carriera, basta, sì. Stop. Oh, magari non giochiamo le stesse cose, quindi non ci facciamo le scarpe. Può darsi, se tu giochi tipo ai giochi con i mini pony, va bene? No. Ah, quindi non sei un Gianluca? No. Oh, Gianluca, io gioco con i bruchi! Ok, dai, di solito inizio con una battuta i miei video, quindi ne faccio uno anche a te. Yes. È ovvio, perché non farti disgustare anche a te. Allora, sai come si vota il mio cosplayer? Non ne ho la più pallida idea. Vai, sorprendimi. Con voto unanime. Ah, ci sta, in effetti. Lo so, squalidizia una battuta, lo so. C'è di peggio. Ho sempre perso qualche fan per questa battuta. Qualche fan l'ascolta, qualche fan fa finta di non aver ascoltato, qualcuno dice no, mi sono rotto le poll e me ne vado. Sì. Sì. Vabbè, allora ti faccio un'altra battuta, perché altrimenti qui la solita battuta fa un po' male. Sai perché l'aria è fredda? Perché è condizionata, non so, qualcosa di simile, non ho più pallida idea. La rifacciamo. Sai perché l'aria è fredda? Non lo so. Vai. Perché sta fuori tutta la notte. Ok, vabbè, era anche condizionata, dai, più o meno. Cioè, adesso hai la soluzione secondaria. Questo non gli fa bene a uno, gli va bene quella che va di notte. Puoi dirla anche così. Hai già un saluto. Bella Eli. Grazie, chiunque questo sia, grazie. Ok, ti faccio la solita domanda banale che faccio a tutti per far prendere il ritmo di domanda e risposta, ok? Che tempo che fa? Che tempo che fa? Ma è andato brutto tutti i giorni praticamente qua in Liguria, ma grazie al cielo per adesso non se l'è ancora visto. Non se l'è ancora visto di brutto tempo, per fortuna. Ci sta lasciando quietare. Al contrario di tante zone che vedo per l'Italia. Sì. Ma anche di peggio. Ho visto anche solo che oggi a Siena ha portato via praticamente Deor in città, quindi... Siamo fortunati così. Ok, iniziamo con qualche domanda un po' più personale, così entriamo sempre più nel ritmo di domanda e risposta. Già hai spiegato il tuo nome, però io te lo chiedo di nuovo. Nome e nome d'arte. Allora, nome Elisa Piccardo. Nome d'arte, ripeto, lo uso quasi solo esclusivamente per i videogiochi. Ancora? Elisa Six. Ancora? Quello è, non si può cambiare.
Ma ancora, cioè, ho detto che sono io il gamer. Ma questa non capisce. niente, ecco, quindi Ma la bah, lo possiamo usavo. cambiare? Mettiamo qualcun altro un po' più, magari un po' più. No, no, non posso. Mi Meglio, devo. Anzi, meglio così. mi devo pure accontentare. Va bene, mi accontento. Niente, se va così. Quindi ti dico, Disney X, diciamo che quello forse già che me lo porto indietro da qualche anno in più, anche perché comunque lo giocavo, lo usavo anche quando all'epoca giocavo a Softair, cose del genere, quindi è quello che mi porto dietro da più tempo, diciamo così. Quindi a me mi verrebbe da dire età? 32, fatti il 31 di maggio. Sei del 91? Ok. Esatto. Lo sai che sono più grande di te e mi devi portare rispetto? Allora, Perché tu gli sei. do del Tu lei. quanto sei? 31 maggio? Io sono del Esatto. 17. Vedi. Vedi, sono nato 2 settimane prima, porta rispetto. Gli do del lei, mi scusi, mi scusi. No, pure inginocchiata, via. Riverenzo. Oh. Esatto. Ok, dai, iniziamo a fare persone serie. Ciò che non siamo, però cerchiamo di esserlo perlomeno. Prova sempre. Ok, allora, la domanda fondamentale da cui iniziare, ossia, come mai iniziare a fare cosplay? Ho iniziato a fare cosplay perché comunque nel lontano 2014, che non tanto lontano non è, ma non è neanche l'altro giorno. E mi è sempre piaciuto, cioè non avevo già sentito parlare quando ero ragazzina dei primi Lucca Comics, mi ha sempre entusiasmato, però non sono mai riuscita ad andarci per un motivo o per l'altro. Nel 2014 ho scoperto questo mondo più vicino a me, ovvero la prima fiera che ho fatto è stato lo SMAC di Genova, assieme a un mio vecchio gruppo di amici, cui avevamo fatto, se non sbaglio, il primo cosplay che abbiamo fatto a tema One Piece, Bello, e chi? poi è andata avanti. Io facevo Boa Hancock, un Ok. mio ex faceva cosa? Faceva Ace, e un nostro caro amico faceva Barbanera, Stitch E faceva. scommetto che quell'Ace aveva i muscoli scolpiti. Ma lui era bodybuilder, quindi Quindi ci sa dai. significare che tu ami i palestrati. No, io veramente sono una persona che ne parlavo anche tempo fa con persone, che diciamo che dei miei ex, se uno li guardasse tutti insieme, dici. Ti sei un attimo friendzonata. La frase fatta, però è così, Ti sei un attimo ovvio, l'occhio. friendzonata. Ah, Il ok. momento che torni. Ok, perfetto, tornata limpida. Ah, benissimo. Ok, Dove siete non rimasti? si è capito. No, hai fatto dei film degli ex. Se uno guardi i tuoi ex. Ah, no, dico, non si vede, praticamente non hanno niente in comune, magari di fisico uno è più alto, uno è più basso, così, cioè uno magari una persona comunissima, magari appunto questo mio ex era alto, palestrato, tutto quanto, però io mi innamoro della persona, non mi innamoro di quello che c'è, certo, ovvio, l'occhio vuole ovviamente la sua parte, però è quello che ti dà una persona, che dovrebbe essere, secondo me, è la prima cosa da vedere, quello che trasmette, come ti tratta, che non è una cosa da poco oggigiorno, dopo tutto quello che si vede, anche si sente, anche non solo il classico telegiornale, giornale, tutto quanto, ma anche praticamente dietro casa. Ok, rimaniamo sempre in ambiente cosplayeriano. Quando è iniziata questa passione? 2000? Allora, appunto, il primo evento nel 2014, ma molto prima andavo, prime volte che ne ho sentito parlare del Lucca Comics, che avevo voglia di cominciare a vestirmi da qualcosa, poteva essere 2005, 2006, 2007, fai quegli anni lì, dai.
Quindi già tipo a 14 anni. Sì, perché avevo una mia compagna di classe che all'epoca mi parlava, già che lei ci andava, c'era già andata con degli amici e da lì mi ha lasciato quella curiosità di dire, oh, si vestono da X personaggio e all'epoca appunto ero appassionatissima tipo appunto di One Piece, lo seguivo tantissimo e dicevo che io poi appunto, per diverse vicissitudini non sono mai riuscita ad andarci prima nel 2014 e quindi da lì posso dire di aver iniziato la carriera da cosplayer. Quindi il tuo primo costume è stato Boa Hancock. Ok. Quanti costumi hai fatto fino ad oggi? Calcolando che hai iniziato a 14 anni, a 32 sono 16 anni. No, 18 anni. Ah, tantissimi. Adesso io ho perso veramente il conto, ma saremo sulla ventina sicuramente. A uno Se dovessi all'anno. mettere. Anche due ne ho fatti in un anno, tre. Adesso ero pazzissima all'inizio. Guarda, ti posso dire che il primo anno, già appunto nel 2014, ho fatto Boa Hancock e Madara. Ok. E ho fatto. Coso? Oddio, mio Dio, Itachi. Nello stesso anno, quell'anno lì. E Ok. poi da lì ho continuato, quindi. Tu lo sai che dicendo Boa Hancock, Gaara, Itachi, ovviamente fai salire la libido. Perché? Ti spiego. No, ti Vai. spiego. Perché molte ragazze non tanto Itachi, ma più con Gaara. No, io Gaara non l'ho mai fatto, però perché comunque sia non. Cioè, sì, mi piace il personaggio, mi è sempre piaciuto, però non E perché è non nelle mie farlo? corde. Perché non è nelle mie corde. Io già ho l'allergia per mettermi le parrucche ed è un problema grosso, devo usare sempre i miei capelli, quindi insomma, o li faccio con i capelli scuri, o con l'unghie, o qualcosa, quindi. O mi rovino completamente i capelli, me li faccio uno di un colore diverso una Eh volta no, ogni 6 mesi. vabbè, Eh no, ma quindi. No, ma li facevo tipo per Madara o cosa, me li ero fatti ovviamente nerissimi, cose così, poi non ci sono spizzata dietro, e vabbè. Ciao Xehanort, abbiamo un saluto. ho detto basta. Ok. Non mi piace più, no, no. Se facevi gara, allora sì, ma no. Ma ne ho Quindi fatti dico, tanti. molte ragazze fanno molto gara perché non so, ma chi è. Ho intervistato qualcuno in passato che ha fatto gara, ovviamente versione maschile, precisiamo. Quindi una ragazza che vestiva uomo. Madara l'ho fatto in versione maschile, Itachi l'ho fatto in versione maschile e così via, ovviamente, certo. No, però ti dico, Gaara è quello che riesce meglio perché? Perché chi ha una prima, seconda, Ok, non è il mio turno. non è? Quindi non è il mio caso, quindi non niente. No, non lo so, non ho avuto la prova, non posso dirlo. Vabbè, dico io ad esempio. Allora, un momento che devo un attimo silenziare qualcosa. Sì. Ok. Allora, ok, se fa Hinata o Neji alla mia stima. Un commento. Ci sta, fighi, mi piacciono entrambi i personaggi. Sì. Hinata sì, Hinata va bene, però Neji non mi attiri, non mi dispiace, ma Non anche so. se so che sei ragazza, ma non mi attiri vestita da Neji. Da Gaara sì. Non so perché, perché la maggior parte delle ragazze fanno gara, quindi io in testa dico, vabbè, una ragazza. Io vedo anche tante. Parlando sempre di Naruto, del mondo di Naruto, tantissime ragazze che fanno Sasuke anche. No, brutto. Non ti piace? No. Io non l'ho mai fatto, però non è, a me Se mi fai piaceva più che Naruto, altro sì. Naruto, Sì, perché biondo, no, sai perché? Perché Naruto comunque alla fin fine. Avendo la tecnica seducente lì, ah, se jutsu, sì. se ji, sexuju, non lo so dire. Certo.
che Sì, comunque beh, tu lo collochi come ragazzi, capito? la versione femminile, certo, anche Ti dico, durante una fiera ho incontrato una Kakashi con la tecnica seducente. No, vabbè, bellissimo, Sì, fantastico. praticamente era in bikini, però la cosa è che il bikini era fatto con l'ovatta. No, vabbè, fantastico. Ma Cioè, ci sono dei stupendo. gossip che secondo me sono geniali. Con un filo di ferro che manteneva dell'ovatta per far vedere che comunque c'erano delle nubi attorno. Sì, ma Stupendo, ti dico che stupendo. secondo me ci sono dei cosplay che sono veramente geniali, cioè sono da premiare per l'inventiva, assolutamente. Oppure fai Minato o Kushina. E poi c'è un altro commento sotto che dice: quando si incazza si trasforma veramente in Kushina. Vero. Ok, quindi sei cuscina prossimamente. Vedremo, dai, No, si può fare. dai, Tutto per le già scuole. sei russa. Chi ci vuole metterti una padella in mano e incazzarti? Ok, dai. Quanti cosplay hai fatto finora? Dimmi perlomeno i mainstream. Boh, io ti dico così adesso a naso, così ti posso dire una ventina, qualcosa di Una più. ventina tutti mainstream. Mainstream no, mainstream è allora posso aver fatto appunto Bo Hancock, Itachi, Madara non è vero perché ne ho visti tipo 3 o 4 in vita mia, quindi no. Vabbè, Scarlet Witch, mi Ok. dispiace dirlo, purtroppo ormai è mainstream anche lei. Spider-Man. No, ma sì, Spider-Man vabbè, ho fatto Guenom. Sì, anche quello ormai sono mainstream, assolutamente. Altri così, direi di no. Ho sempre ricercato dei personaggi un po' più particolari da poter fare. ok, facciamo una cosa allora, dato che stiamo parlando dei tuoi costumi, andiamo un po' a vedere i tuoi costumi. Altrimenti qui la gente dice: ma questi parlano, parlano, ma che cazzo fanno? Eh no, noi mostriamo anche le immagini. Ok, Bravo. la prima foto che andremo a vedere è questa qui di Gamora. Ah, Gamora. Gamora o Gamora? Gamora, Gamora. assolutamente. Sì. Gamora è un gran bel personaggio che ho fatto così, diciamo, perché ho detto, ma provo a fare, mi è piaciuto tantissimo, tranne quando praticamente nel 2019 ho fatto l'errore di portarla a un evento serale. Ma era agosto, faceva un caldo torrido ed era un carnevale, quindi ero verde, sudata, che colavo verde con tutti i coriandoli appiccicati addosso. Bellissimo. Ho detto mai più. E infatti da lì l'ho fatto praticamente solo in inverno. Di Sì, solito quella quando una volta lì. ragazza è sudata fa pure piacere vedere, ma in questo caso No, no. verde, era bellissimo, cioè, poi ti dico, quei coriandoli appiccicati ovunque, era fantastico. Sì, Era Gamora stessa. infatti sarebbe stato fantastico darti fuoco. Sì, quel momento lì, guarda, avrei fatto qualunque cosa. C'era il mare a poco distante da dove avevamo fatto l'evento, mi sarei buttata proprio in mare così, cioè proprio tipo angelo. Quindi, abbastanza. No, da quella volta lì non l'ho mai più Ti portata dico, all'estate. io ad ogni costume che andremo a vedere, sei costumi andremo a vedere, proverò a indovinare ad ognuno il prezzo, così da far capire quanto costa vestirsi da... Ok. Non mi ricordo io quanto ci ho speso. Sì, vai. Ok, allora, descrivi un po' accessori, trucco, tutto. Allora, di Gamora ho comprato ovviamente il trucco verde, l'acqua color, perché che solo sta su una ventina di euro, almeno io l'ho Vabbè, pagato all'epoca non è così. che mi devi venire a dire il prezzo, devo indovinare io. Ok, Cioè, quindi ti dico, a che fa quello questo? poi, io sono ligure, io i prezzi li metto lì, poi uno, comunque scherzi a parte.
ho fatto quello, poi la spada, l'ho fatta io, l'ho fatta in due parti, la prima volta era solamente in plexiglass, di quello proprio spesso per spesso e tutto quanto, poi l'ho rivestito, l'ho cambiato, l'ho rivestito in foam e ovviamente in Warbla, l'ultima che ancora adesso è così, ovviamente. Vabbè, poi per tutto il resto l'ho fatto sartorialmente io, quindi alla fine tra stoffe non ho speso Ok, tantissimo. allora, vediamo un po'. Allora, spada, plexiglass, una volta facevo delle lavorazioni, quindi più o meno so il Sì, prezzo. sai, più o meno Quanti tra. millimetri il plexiglass? Fai 8? fai 5. Vabbè, ancora sottile. Ah, da devi essere più sottile, sì. Ah, sì, più o meno ci sono su quella cifra lì, sì, più o meno, dai, fai dai 180, 100, 100 e qualcosina, sì, dai, ci sta. Quindi ho indovinato? Sì, direi che più di sì, a posto. No, che c'erano gli applausi. Il posto è giusto, sono diventata come la Riva Zanicchi, vai, giriamo. Quindi sei diventata vecchia. Ok, Vai. Oramai. vediamo un altro costume. Magari ti faccio qualche domanda un po' più intima e segreta. Su questa, sì, mi viene da farti una domanda. Allora, praticamente sei una vestita militare con un bazooka a squalo. La versione che non è mai uscita, ovviamente, di skin di Jinx, di League of LOL. Legends, sì, esatto, di LOL, la versione Commando che non è mai uscita. Ovviamente, rivista da me perché appunto è una fan art e sì, quella. Qui l'hai portata a qualche fiera? L'ho portato al 2019 al Burto Comics di Finalborgo e poi alle Comics del 2021. Infatti quella foto lì che ti ho mandato, se non ricordo male, è proprio quella dell'Ale Comics del 2021, che Non lo so, è di un sì. certo Davide, non leggo sotto. Sì, quello, sì, Vabbè, assolutamente. allora, vediamo un po' il prezzo. Vabbè, è semplice, solamente la visiera, ecco, vabbè, siamo sulla cinquantina nel vestito. E il bazooka, che cos'è? Cartapesta oppure qualche altra cosa? Warbler. Scusami, no Warbler, Eva Foam, classico, tranquillo. Ok. 80 tutto. Sì, più o meno, sì, ci siamo. Ho indovinato? Sì, certo, va bene, va bene. Ok, ma vada a go-go stasera praticamente. Ho intervistato così tante persone, come mai i prezziari ce l'ho io in testa, capito? Sì, ormai ti fai una bella idea sui prezzi di tutto. A quale fine l'hai portata questa? Questa Quale? qui di Jinx mai uscita. Te l'ho detto, al Burto Comics del 2019 a Finalborgo e appunto all'Ale Comics del 2021. E basta. Non l'ho mai portato da nessun'altra parte. Qualche esperienza da raccontare? Brutta possibilmente. Sono meglio le storie brutte, capito? Devo essere onesta, no, tranne forse il primo Lucca Comics che all'epoca ancora non erano Con questo costume? contingentati. No, Ok, quando andiamo avevo. sul costume, mi parli di quello. No, di questo Quindi. qua non ho brutta esperienza, assolutamente, niente di Mannaggia. che. Grazie a Dio, niente, anzi, tutte cose piacevoli perché comunque Cioè, fosse stato un se po' ero con la. io non ti facevo stare tranquilla, già te lo dico. Niente, Quindi non fatti beccare con questo costume. vabbè.
Vedremo di fare altrettanto. Vedremo di fare qualcosa a tal proposito. Ok, vediamo il prossimo costume che è. Ok, tu seduta su un trono, sei, non lo so, Aragorn. No, facevo il Sith, c'avevo la spada laser. Ah, è vero, è una spada laser. Ok, la figura di merda l'ho azzeccata, va bene. Sempre del 2021, anche quella foto lì, perché Infatti, eravamo. in chat ti danno un consiglio. Stai attenta a sfide. Niente. Oh, no, no. Ok. Intanto abbiamo detto da prima dell'inizio della diretta che mi sa che siamo troppo lontani, che gli stessi eventi non li facciamo, quindi. Ma tu che ne sai? Un giorno. Vabbè, certo, tipo Luca Comics o qualcosa di grande, sì, proprio può essere. E Allora, scherzo. questo costume, come l'hai realizzato e a quale fiera l'hai portato? Alla proprio è puramente un original che mi sono inventata io, che ho detto di un sito diverso. E appunto ho tolto la spada laser che ho comprato ovviamente, perché in original ne avevo provato a fare una io, ma sa perde. E per il resto tutta parte sartoriale, fatte sempre da me. Facendo la sarta hai la fortuna di comunque di ritagli di stoffa, di averne sempre qualcosa ci tiri fuori, assolutamente. E tolto ciò, alcune parti le avevo fatte sempre in foam, ma sono i bracciali, le stinchiere, basta, per il resto niente di che. Ok, a quale fine l'hai portata? Allora, il sit sicuramente l'ho portato a quell'evento lì della fotografia che era l'Albisola Cosplay e Comics. Sempre del 2021, che avevo organizzato io, la parte cosplay ovviamente, e quello lì era il sabato che abbiamo fatto i photoset. Poi altre volte così, ma eventini piccoli, tipo Spotorno, che sempre organizzo io, tutte le estati, la parte cosplay anche quella, perché è un evento vecchissimo, e cose così. Non l'ho mai portato a fiere grosse perché dovrò, anche se è un original, comunque farci dei lavori più grandi per portarlo a una fiera più grossa, perché sennò, diciamoci la verità, quando uno va a una fiera grossa, un cosplay, diciamo, Un origine di non viene tanto battito. guardato. No, perché io una volta, tipo a Luca Comics, ne ho portato uno di original. Cioè, capisci che è Lucca Comics, quindi capisci tutta la marea di gente, il popò di roba che c'è in giro, ma ha cagato nessuno. Zero, È neanche uno. ovvio. Infatti ho detto, d'ora È ovvio. in poi, Perché? d'ora in Perché? poi, Perché? gli Che c'è? eventi. Nel frattempo che tu sei un originale, qualcuno ti deve capire, ti deve inquadrare, deve entrare un attimo nel pensiero labirintoso, chi è questa, dov'è questa, perché indosso questo. Io vado da una mortizia, faccio prima. C'hai ragione, ho detto quella volta lì ho fatto così e boh. A delle fiere più piccole devi portare, perché anche se ci sono tipo 100 cosplayer, ma sono solo 100, non sono Ma 100.000. infatti ho fatto così, e qualche foto, vabbè, poi mi ero fatta fare anche un photoset dalle mie parti, quindi alla fine di quel cosplay lì, anche se è un original, qualcosa ho e sono contenta, dai. Ok, prova a indovinare un attimo il prezzo. Vabbè, la spada, vabbè, quella è mica te l'hai fatta tu. Ok. No, te l'ho detto quella lì, l'ho comprata. Ok, quindi quella lì è comprata, stai sugli 80 euro quella lì. A ste. 80 euro, un altro sartoriale. Va, 180, ti metto 100 euro tra lavori Un sartoriali e gambali. po' meno, dai, Perciò ti ho fai detto. qualche euro, dai.
Quindi 130. 120. Ma sì, 110, 120, al massimo puoi fare 130, Sì, proprio perché io ti ho tiratissimo. calcolato 80 euro la spada, più altri 100 per il vestiario. Ma meno per il vestiario, molto meno. Dopo Cioè, che tra sei un po' ti tutta. devi... Cioè, praticamente ti devi preoccupare più che non si rompe la spada che il vestito. Perché il vestito comunque sia l'ho fatto, cioè, a parte che l'ho fatto io, quindi frega niente, se si rompe cioè, lo riaggiusto e quello non è un problema. Quindi ti ripeto. Quindi, secondo te, il prezzo l'ho indovinato o No, ci hai dato troppo alto. Stavolta hai fatto troppo alto. non mi hai fatto partire l'applauso. Mi hai fatto partire. Oh, mi hai fatto partire. Va bene, Stavolta, dai, ce n'hai ancora. va bene. Vediamo il prossimo costume qual è. Perché penso che su questo non è che mi potresti mai raccontare che qualcuno ti ha disturbata con un costume del genere. No, no, assolutamente. Assolutamente no. Vabbè, anche a me sarebbe stato difficile darti disturbo. Eppure io sono incredibile, sono memorabile. Ok, vediamo il prossimo. Ok, Spider Girl. Gwen Spider, come si Ah, chiama la questo? Gwen. Sì, la Gwen me l'ho comprata nel 2000 e fa il 2000, fine 2021, inizio 2022. Classico Zentai comprato ovviamente su AliExpress o similari. E però poi da lì io ci ho fatto tutto il lavoro, ovvero ho fatto come si chiama? Il Puff It Paint, qualcosa del genere, quello che praticamente, quindi tutte le righe che ha tipo della ragnatela, ce l'ho ripassate con appunto con questo tipo pittura che rimane in rilievo. Poi ho fatto la maschera, la face da mettere sotto alla maschera e ovviamente ho messo le suole perché sennò dove ci vai così scalzo o con le scarpe da ginnastica, ecco, e quindi l'ho arricchito un po'. Ok, E chi si è permessa alla signora per arrampicarti sulla finestra? No, ma eravamo all'evento dell'anno scorso del Burto Comics, sempre lì a Finalborgo, e erano tutti contenti, felici, anzi, sali, sì, tra un po'. Salita da solo o ti hanno dato una mano? No, salita da sola, assolutamente. Atletica, A quante fine l'hai portato questa spider? Solo a quell'evento lì, assolutamente. Solo al Burto Comics dell'anno scorso, dove appunto hanno fatto il photoset anche lì e tutto quanto, e poi l'ho venduto giusto fine anno dell'anno scorso. Vabbè, è inutile chiederti un po' il prezzo perché alla fin fine è comprato e ci faccio qualche modifica. Facciamo 50? Sì, assolutamente. Sì. Ok, C Sì, ma tra una cosa e 50, l'altra. Cioè, indovinate il prezzo? sì. Ok, perlomeno che cazzo. Indovino qualcosa. È una domanda. Lo spolvererai nuovamente in futuro? No, l'ho venduto. Quindi non si può. Quindi sì, lo spolvererà, però qualcun altro. Ma da quanto so, la ragazza che l'ha comprato ci è andata a fare tipo un evento Halloween, qualcosa del genere, quindi sicuramente ha fatto da qualche altra Com'è parte. brutto? Cioè, un cosplay usato per carnevale o Halloween è bruttissimo. Metti caso che una ragazza, che era una ragazza giovane, che comunque sia il suo primo approccio al costume, al cosplay, ci può stare che sì, secondo me, che si approcci in un mondo che comunque sia è forse
più facilmente da immettersi, nel senso, tutti cosa ti dicono quando fai cosplay? Ma non è mica carnevale, ma non è mica Halloween. Appunto. Però quella è la mentalità Ma ignorante. lo so, però sai, una persona giovane, appunto, ha la sua prima esperienza, è facilissimo che, anzi, secondo me è meglio che si sgrossi in quella maniera lì. Quando avrà più fiducia in se stessa, magari, o magari si appassiona, magari la prima volta che prova il costume poi non gliene frega più niente. Magari si appassiona, avrà modo e maniera di fare altri eventi. Ci sta. Dici tu, perlomeno iniziare col poco. Ah sì, assolutamente. Ok, vediamo il prossimo costume, che è... Ma abbiamo finito dopo questo? No, non abbiamo finito, perfetto. No, perché io pensavo di averla messa alla fine questa, però no, mi è uscita ora. Abbiamo la simpatica pazzoide Wanda. Questa qui è quella lì di Strange Multiverse. Ah, il multiverso della follia, sì. Ok, perfetto. Sì. Sì, Ok, praticamente abbiamo questa qui che è la simpatica pazzoide che rivuole i figli, quindi distrugge gli universi. No, no. Ciao. esatto. Allora, L'ho fatta perché ovviamente il fare... giorno. La domanda è questa, perché Vai. fare Wanda di questa versione, che non fare una Wanda, che ne so, dei fumetti. Allora, a parte che io appunto, come si può vedere, ho anche l'altra versione che è stata la prima che ho fatto anche, che è quella di Age of Ultron. Però avevo comprato poi dopo quella di WandaVision. Successivamente sono andata a vedere il film, Il multiverso della follia, e da lì ho detto, visto che all'epoca e dovevo andare la settimana stessa a lavorare a un cinema, ho detto perché non poteva darlo subito. Infatti, in giro di 448, il giorno dopo, 2 giorni dopo, l'ho trasformato e ne ho fatto quello. Comunque sia, mi serviva anche per lavoro all'epoca, quindi ci stava che uno seguisse quella dell'ultimo momento. Ok, come realizzare il costume? Allora, quel costume lì praticamente l'ho appunto, ho preso quello di WandaVision, l'ho modificato, tipo la tiara l'ho fatta completamente io con foam e warbler. Dentro c'avevo proprio, vabbè, c'avevo messo anche tipo un cuscinetto di gomma piuma da renderlo più morbido, eh. Avevo fatto qualche modifica, aggiunto delle parti. No, ci sta. Anche quello comunque aveva una base che ho praticamente stravolto completamente perché alla fine è un costume completamente diverso, sartorialmente sempre l'ho stravolto, ne ho fatto un altro. Anche quello l'ho venduto recentemente all'inizio di quest'anno e adesso è la fortunata proprietaria è Eugenia di Coso, di World Avengers, a proposito. Quando è finita la portata? Ah, parecchi, allora vabbè, tolto la Secondo me è il tuo prima, cavallo di appunto, che battaglia eravamo. questo. Sì, ma guarda, me l'hanno detto anche altre persone, tra cui all'inizio quello con cui ho lavorato, ovvero Fabrizio Ala, qui The Heroes, e quindi l'ho Aspetta, tu fa... portato. Aspetta un attimo, un momento. Mica fai parte del gruppo Teiro. Non faccio più parte del gruppo, ma solamente per il fatto che io non riuscivo più a stare dietro Lo so, a Fabrizio è purtroppo. molto... No, perché io e Fabrizio siamo amici. No, lo so, ma Ah, ok, non, infatti perfetto. io. No, ma detto, io purtroppo sono dovuta andare via per il semplice fatto che io non riuscivo a stare dietro a tutti gli eventi e tutto quanto, avendo anche studio, lavoro, casa, non ci riuscivo più a stare dietro, ci mancherebbe. Infatti adesso ho fatto un evento settimana scorsa, 2 settimane fa, dopo una vita che non ne facevo. Ho avuto un buco libero dopo quasi un anno.
Quindi, no, un anno praticamente, sì. Quindi capisci che con le loro, comunque, loro un gruppo lavorativo con cui io ho iniziato, per carità, e tutto quanto, è stata benissimo, sono contentissima del loro successo, perché l'ho lasciata bene, ovviamente, però non riuscivo proprio a starci dietro per tutto il resto. Per il resto, niente, a posto. Quindi ti dico, con l'evento, comunque, tornando al discorso di Wanda, col costume lì avrò portato almeno 3-4 volte. Ok, allora, vabbè, quando facevi parte del gruppo Teiro sicuramente nessuno ti disturbava, perché conosco Fabrizio, appena si avvicina qualcuno, Fabrizio non è che solo mangia, se lo divora, è Più diverso. Appena qualcuno fa un po' il simpatico, per non usare altri termini, Fabrizio praticamente lo scoppia, quindi va bene. no, perché io sono come caratterialmente, sono un po' come Fabrizio in quello, quindi sono sempre stata tranquilla che se qualcheduno, anche se non c'era lui, qualcheduno mi arrivava a guardare magari qualcun'altra ragazza, anche, ma all'epoca ce n'erano anche dei minorenni e tutto quanto, le guardavo malissimo anch'io e via. Quindi sono stata addestrata lì in quello. Dato che Assolutamente. Wanda, Scarlet Witch, quel che sia, è un personaggio, sono personaggi molto usati nella community dei cosplayer. Quando tu hai indossato questo costume o altri di sempre di Scarlet Witch o di Wanda, hai mai percepito gelosia o invidia? Allora, su di me, devo essere onesta, no, perché comunque sia, sono una persona che cerca di essere amica con tutti, o comunque sia, vivo e lascio vivere. Però so di cose che sono, cioè, di altre persone che hanno subito o hanno fatto questo su altra gente. Perché magari dico, ma il tuo costume non ha questo, ma il mio è fatto, che ne so, il pezzo in 3D, che ho pagato X mila euro, tutto quanto, e quindi. Oppure magari, ma il tuo non è perfetto, perché non è fatto uguale, cose, magari, ma uno gli dice, sì, vabbè, sa, la solita storia del cosplay, quelli che lo fanno puramente for fun, per divertirsi, e a volte anche fatti in maluccio, ma se ne fregano, e giustamente lo fanno per divertirsi, e quelli che invece cercano maniacalmente la perfezione. Ci sta, sono due modi di vedere il cosplay, secondo me, in maniera diversa, ma alla fine lo fai per divertirti. Quello che è maniacale sarà pignolo nel cosplay, quello che invece se ne frega lo farà anche così. Ok, speravo che tu mi dicevi più che altro, sì, ho avuto gelosie, ho picchiato qualcuno, ci siamo picchiati, ero meglio, capito? No, assolutamente. Era più interessante la storia. Ok, allora che una storia un po' più interessante. Qualcuno con commenti, apprezzamenti non desiderati? E magari hanno un po' sconfinato dal loro confine con la mano, capito? Ma guarda, dal vivo no, perché comunque sono sempre insieme, comunque a gruppo di amici, o appunto all'epoca con il mio ex, o comunque con un gruppo, comunque appunto tipo all'epoca con Fabrizio, citandone qualcuno, e quindi ti dico no. Però su Facebook o Instagram, comunque i social, quelli sì, assolutamente. Gente che ci prova scrivendoti un messaggio, cose del genere, in privato, sicuramente, quelli sì. Tipo, vuoi essere la mia mitress? Non dirmi queste cose così. Sì, ovvio, ma sì, voglio essere tipo il tuo poggiapiedi, cose, che dici, ma che cazzo? Va Quindi sì. bene. Ok, va bene.
Chiaro, quei cazzo di messaggi così. No, mi è arrivato un messaggio. Chi è il tizio Caio? Sempre. Ok, elimina. Ok, va bene, basta. Vabbè, fino a quando sono parole, ok, tu non le leggi, però quando ti arriva l'immagine, non ti dico quale, però ti arriva l'immagine, lì è proprio a dire no, basta. Io non mi è mai capitato, forse perché l'ho bloccati prima. Cioè, proprio quando comincio a vedere che qualcheduno è troppo viscido, ok, via, ciao. A meno che non sia una persona che conosco personalmente, che dici, oh, allora ne parliamo e capiamo qual è il problema, ma se è una persona che non so chi sia e ti scrivo un messaggio così, cioè basta. Lo blocchi all'inizio. Quindi praticamente ti porti in fiera persone che sanno menare. Anche, o che comunque fanno la loro porca figura, dici, questo qua è troppo grosso, che te ne vai. Questa, precisiamo, è una ragazza troppo, troppo importante, quindi appresso non ai cosplayeriani, ma i bodyguard. Precisiamo. Ok, vediamo il prossimo costume. Ok, Harley Quinn. Spero che sia Harley Quinn. Perché vedo la Sicuramente cintura HKO. HD, sì, Harley Quinn, HQ, scusami, La sì, Q Harley non Quinn, vedo sì. che sia una Q, però va bene. Perché non vedi il cosino. È Esatto. praticamente quella lì la versione all'inizio del secondo Suicide Squad. E Ancora la devo praticamente nel vedere, film. ti immagini? Peccato perché è veramente bello. Davvero bello, mi è piaciuto tantissimo. Io quel cosplay lì l'ho fatto appena ho visto praticamente il trailer di quel film e mi è piaciuto tantissimo e quindi l'ho fatta subito, l'ho fatta proprio all'istante. E poi quando l'anno successivo è uscito e sono andata a vederlo al cinema e ho scoperto che quel costume lo mette tipo i primi 15 minuti del film, sono rimasta malissimo, ho detto, ma perché? È bellissimo. Allora, io qui prima non ho fatto indovina il prezzo perché non volevo, perché essendo il tuo cavallo di battaglia non volevo indovinare il prezzo. A me tranquillo, ci Perché mancherebbe. pareva brutto, ti dico la verità. Su questo non me ne frega, ti faccio voglio sapere quanto costa. Quindi descrivimi un po'. Vabbè, alla fin fine sono guanti, roba normale che trovi ovunque. Il guanti, vabbè, ho preso quelli con le dita classiche, essendo che erano in ecopelle, l'ho tagliate le dita e tutto quanto, poi vabbè, c'ha solo gli occhialetti da mettere sopra la testa, che quelli lì li ho dovuti comprare fatti perché facevo prima, e poi la giacchetta che ho cucito, sotto c'è tipo un corpetto, che anche quello lì l'ho dovuto rifare completamente da zero. Ho preso uno, l'ho stravolto, l'ho rifatto. I pantaloni li ho dovuti modificare. Gli stivali, alla fine, sono quelli che praticamente in un modo o nell'altro uso su tutti i cosplay che hanno bisogno di stivali. Vanno quelli. E niente, basta, direi Il fucile è di che. importazione, quindi va bene. Fucile mio, anche quello comprato tanti anni fa quando giocavo a Soft Air e che lo infri, anche quello va dove deve andare, tipo qui no, guarda, serve per quell'altro, lo presto a qualcuno che serve. E niente, poi vabbè, avevo fatto la cintura e quelle cose lì. No, praticamente l'ho fatto tutto col pettino. Quindi tutta una roba sartoriale e andiamo Sì. sui. Ci sono modifiche. Ma sui 130. Più o meno sì, senza Che. contare il fucile, ovviamente, perché il fucile costa già da solo sui una centinaia. Adesso non mi ricordo più all'epoca quanto gli ho dato, ma parliamo di tanti anni fa, quindi ti dico, adesso sicuramente il prezzo sarà aumentato anche del fucile. Quindi ho semi indovinato perché io guardavo solamente il costume, il sartoriale stavo guardando. Poiché hai il Sì, fucile, hai la perché. pistola d'acqua, è a prescindere.
Quindi ho indovinato. Il prezzo è giusto. No, no. Qui il fucile lo usi contro i viscidi, quindi. No, non ce n'è bisogno, dai. Raccontami un aneddoto su questo costume. Allora, la prima volta che l'ho portato è stato a un evento qua in Liguria, che era la prima volta che esisteva, che era stato fatto. E ci sono andata con il mio gruppo mio, no, io faccio parte del gruppo, ma ormai dal 2019 che ci faccio parte, gruppo di beneficenza ai supereroi per i bambini. E Chi fa avevamo parte del gruppo? portato. Allora, il capo, diciamo, del gruppo si chiama Luca Marchiano e lui fa Batman. E ha la Batmobile, giuro, c'ha la Batmobile Non lo anche con cui andare conosco. in giro. E non so, no, non penso almeno che non l'hai mai visto, perché comunque lui non fa parte diciamo, del mondo cosplay. Lui si interessa solo e esclusivamente di far cosplay per beneficenza. Infatti, con quel gruppo lì sono andati al Gaslini prima nel 2020, prima che purtroppo scoppiasse la pandemia. Abbiamo fatto altri eventi benefici, raccolta soldi sempre a favore del Gaslini, a favore di abbiamo fatto compleanni per bambini che avevano bisogno, magari che appunto post pandemia avevano subito delle perdite in famiglia o che avevano dei problemi loro stessi, quindi è un gruppo benefico. Un gruppo benefico che a proposito quest'anno, per fortuna, dal 2019 che non si faceva causa appunto Covid, e rifacciamo il primo evento, ovvero supereroi per il Gaslini, dove praticamente chiudono una parte della città, una via della città che è Andorra, e praticamente c'è festa, musica, cibo, e tutto il ricavato va ovviamente al Gaslini. Ottima iniziativa. Grazie, Allora, voglio un attimo cambiare domanda. Gelosia da altre Harley Quinn. Non ho capito, scusami, non ho Gelosia. capito la voce. Mi senti? Sì, adesso sì. Ok. Ho detto gelosia da altre Harley Quinn? Che sappia io, che me l'abbiano detto personalmente o che lo sia venuta a sapere, no, grazie a Dio no. Ma nessuna la odia questa. No, ma sì, no, ce n'è per così di persone, però no, dai, però ti peso per altri motivi e non per quello. Invece in chat ti dicono che sei molto simpatico. Perché? Io sto cercando di qualcuno che la odia così da raccontare qualcosa. Non dite che è simpatica. Guarda, di persone con cui, diciamo, del mondo cosplay, con cui si può aver avuto a che fare, che magari ho avuto da dire che ce n'è, non è che non ce n'è, però è roba legata comunque a gruppi, non c'entra il cosplay direttamente, non il costume direttamente, ma magari gelosie o invidie, o solo, anche solo che non incontri con le stesse idee, semplicemente. Magari di qualcheduno, tipo io e Fabrizio, sempre, nomino sempre lui, ma in È questo caso c'è ovunque. sempre anche lui. Siamo andati via da un gruppo, a lui ha fondato The Heroes, io ero praticamente la seconda persona assieme a Vittoria, e ci hanno avuto da dire qualcuno perché ce ne siamo andati, perché a qualcuno non è stato bene che altre persone magari ci
ci seguissero e quindi è andata così. Però, cioè, infine, secondo me, quello non è neanche gelosia da coach, cioè per il costume. Lì è probabilmente avere troppi galli nel gallini in un pollaio o le stesse idee e aver paura di farsi le scarpe uno con l'altro. Forse quello. Però ti dico io, sinceramente, non. Una persona che direttamente ce l'ho con qualcuno, no. Ok, vediamo un po' il prossimo costume per apparenza che è finito. Sì, è tornato di nuovo Gamora, quindi è finito. Ok, togliamo così con un colpo ecco qua, se ne sono andati i costumi. Torniamo di nuovo, solo io e te, di nuovo guancia guancia. Vai. Allora, ora fai parte di un gruppo benefico, giusto? Esatto. Attualmente sì, perché ripeto, purtroppo gruppi più grossi non riesco veramente a starci dietro. Poi questo è anche limitato, tra virgolette, alla nostra regione e quindi riesco a muovermi più liberamente. In passato hai fatto parte del gruppo Tehiro. Ovviamente Sì. quando era ancora agli albori. Sì, all'inizio della fondazione, proprio. Quindi, Sì. due gruppi. Ci sono state anche tre, quattro gruppi? Quanti Sì. gruppi hai Ma fatto quattro magari. Allora, sicuramente dei Heroes, parte? Ok. appunto. E vabbè, supereroi per i bambini, cui faccio ancora parte adesso. E Ma in questo abbiamo gruppo c'è anche anche insieme al. uno Spider-Man. Supereroi per i bambini, sì. Che E chi è? è Fabio Cuto. Fabio Cuto. No, non lo conosco. Non lo conosco. Ah, credo, è gente comunque della Liguria, in generale, E perché cosplayer liguri, c'entra? tra cui faccio. Conosco il Ho nord. capito, ma i cosplayer che dici, oddio! No, però ti dico. Sì, fa parte, no, abbiamo anche Spider-Man, sì, ce l'abbiamo abbastanza di personaggi. Ok, due gruppi me l'hai nominato, il terzo, se si può nominare. Ma ho fatto parte di un altro gruppo a tema supereroi, diciamo così. Ok. Sempre del, vabbè, nord, centro, poi Italia comunque, sì. Quante fiere hai partecipato? Tantissimo. Numericamente parlando. Facciamo una trentina, Ok, in 18 forse anche di anni di più, cosplayer, adesso. penso che una trentina è quasi doppio. Domenico. Ah, sì. Ho Vuoi farne perlomeno uno o due detto. all'anno, su per giù? Sì, assolutamente. Solo l'anno Ti sei mai scorso esibita su un ne ho palco? fatto. Sì. Oh, sì. Ho fatto tre gare in vita mia. Allora, la prima l'ho fatta nel 2015 facendo Madara alla Spezia Comics, che ormai non lo fanno più, non so perché, perché era un evento bellissimo. E vabbè, ovviamente eravamo un numero assurdo di persone e non avevo vinto zero. Il secondo l'avevo fatto nel 2000, all'inizio del 2017, che avevo appena finito Rocket. Il mio Rocket, però purtroppo non avevo vinto neanche lì. E 2 settimane fa a Genova, finalmente con Khonshu, sono riuscita a vincere la mia prima gara cosplay, diciamo così. Non sono una che ha mai fatto tante gare, ecco, quindi alla fine, più che altro divertirmi in fiera con gli altri. Dato che ti sei esibita su un palco, come superare la paura di esibirsi? Mi sono un attimo incagagliato. Aspetta, non lo devo dire io. Ah, lo devo dire io. Che fai? Mi fai la domanda, mi fai.
che ti sei esibita su un palco, ovviamente da cosplay, come superare la paura di esibirsi in pubblico? Allora, secondo me fare un personaggio che ti è molto affine già fa tanto, perché se già tu con quel personaggio lì caratterialmente sei differente e già ti sforzi a fare comunque stare nei suoi panni, fare una gara è un casino. E secondariamente, avere una buona traccia audio è un'idea di quello che stai per fare in gara. Prepararti già prima, magari, la scenetta. E una cosa che secondo me anche aiuta tantissimo, magari avere un personaggio che magari è la prima volta che fai una gara, così è, personaggio con la maschera. Almeno non ti vede, secondo me, cioè già non farti vedere in faccia, dici ok, È cioè. un aiuto psicologico. Allora sì, magari c'è la faccia terrorizzatissima dietro la maschera, tipo, così, ma dietro non ti vedono. Dicono, oh, che bello, bravo! E quindi, secondo me può aiutare. Assolutamente. A me, ad esempio, Rocket, la gara che ho fatto, mi aveva aiutato tantissimo questa cosa di averlo. Ok, le ultime 2 domande e poi ce ne andiamo. Yes. Raccontami un aneddoto non divertente che ti è successo ovviamente durante una fiera. Non divertente durante una fiera, guarda, ti ripeto, che mi possa venire in mente così adesso, così d'amblè, è sicuramente il primo anno del Lucca Comics, che all'epoca le entrate non erano ancora contingentate, quindi tanto sborsavano soldi per prendere il biglietto, entravi lo stesso. Eravamo arrivati quell'anno tipo a 500.000 persone, una roba così, 600, un numero assurdo, non ti potevi muovere, e io con Madara mi ero fatta anche il gumbai, ovvero quel grosso ventaglione che si porta dietro e tu quanto. Ma era una morte, non riuscivi a camminarci proprio, ti calpestavano quasi, e quando tu gli dicevi sì, ma attento o tenta che mi si rompe, vabbè, ti rispondevano, ah, chi se ne frega, sì, ciao. Grazie, infatti ho detto mai più eventi in cui c'è così tanta gente, grazie, mai più. Praticamente veniva voglia di essere veramente Madara e di usare il Susanoo. Sì, assolutamente, quindi ti dico, ma ti dico quello. Poi vabbè che mi possa essere capitato di vedere, per fortuna non esserne vittima. Fotografi vicidissimi che ti dicono di far vedere le tette, di fare magari pose hard quasi per farti fare le foto gratis, cioè, ma sinceramente anche no. Mi è capitato di vederne di queste cose, di sapere, cioè, di dire ok, grazie, ciao, e essercene magari andati perché era con un gruppo e un'amica o una persona nel gruppo gli Fotografi, essere capitato. così occasionali o fotografi che erano professionisti? Cosplay che vengono spesso, diciamo, fotografi che ci sono spesso negli eventi comics, che ovviamente cercano il costume un po' più svestito, un po' più provocante, in modo da avere queste scene non proprio bellissime, ecco. Infatti, dico, vabbè, però dico. Io personalmente non mi è mai successo, però, ripeto, visto con i miei occhi di persone che sì, successo, successo, purtroppo è successo. Quindi praticamente si avvicinano e dicono: possiamo fare una foto, e però mettiti col culo a pizzo. Ah, ma iniziano con tranquillamente, Ma proprio c'è, ma in mezzo alla dicendo. gente, quello che dico io. Dico, oppure ti portano in un angolino privato, Allora, che ti devo dire? perché Allora, si avvicinano a dimmi te, tu. wow, che bel cosplay, grazie, e ti va di scattare due foto? Ovviamente, che se gli dici, vedi una bella reflex, dici, Però, oh, guarda, questo qua è. però quello che dico io, dico, si presentano come professionisti, tipo col cavalletto, eccetera, eccetera, o sono tipo
Tipo me, con una macchina fotografica e basta. A volte purtroppo, e anche in maniera gente che è un po' più professional, ovviamente c'è il ragazzo che ti arriva con la macchina del telefono, ti fa fare la fotografia, ovviamente ti fanno quasi la foto alle tette e ti dice vabbè, lasciamo perdere, però quello ti dico, non ci sa, però ok, fai finta quasi di niente, lo mandi a quel paese. Quando ti arriva invece un fotografo che dice appunto con tutta la roba professionale che ti si avvicina, posso farti le foto? Ah, vieni, andiamo di là a fare le fotografie, ho visto un posto meraviglioso che ti vengono bene, ok? Ti fidi perché dici, cioè questa persona qua come minimo l'ha fatte già altre 5, 6 persone, no? Solo che oggi vai lì e poi appunto ti chiedono queste cose. Quindi E praticamente te poi dici, scopri ah. che è una specie di Zodiac. Sì, e poi da lì praticamente ti dicono, ah guarda, ti puoi, ma all'inizio proprio, ah, ti puoi mettere un po' più così, ti puoi mettere un po' più qui, ah, e poi arrivano proprio magari a dirti, ah ma mi fai più vedere le tette, fai un po' più così, fai un po' più così, e dici ok, magari anche no, quello sì, Vabbè, fino a quando quello c'è sì. l'accordo iniziale, tipo, non lo so, tipo, ok, mi avvicino, ti dico, senti, facciamo due foto, però magari qualcuno un po' più così così, senza dire precisamente hard, eccetera, un po' più così così che ti faccio capire che intendo. Se tu poi accetti, vabbè, ovvio, però se non accetti, Se ti come ti devo mi dire, dici, ma certo. portare una persona facendo... È un po' ingannevole la cosa, eh? Tanto ingannevole, sì. È circuire una vittima, tra virgolette, nel momento e provare a fare qualcosa, che sia anche una foto, però comunque sia, boh, so. Secondo me non è la cosa ottimale, insomma, per attirare i clienti. Ah, E se appunto. vuoi, come dici tu, se vuoi fare foto un po' più spinte, lo dici subito, dici guarda, ti andrebbe di fare una foto, un photoset un po' più spinto, dove fai vedere un po' più, magari fai un po' più la sexy. Se tu accetti, bene, Ok. perché magari a te interessa, bene. Se però non accetti per X motivi, quello non dovrebbero fartelo trovare così, insomma. Appunto. Che poi in un momento, io mi ricordo appunto di aver visto che dici, comunque rimani spiazzato, comunque rimani quasi intimorito, ghiacciato lì, pietrificato, perché non sai se mandarlo direttamente a quel posto oppure magari trovi anche delle persone che... C'è quello che ti manda a quel paese che magari ti dà anche un bello schiaffo. C'è quello che ti manda a quel paese e se ne va. Ci può essere anche una persona che è debole, tra virgolette, e più si trova paura, magari ha paura di ripercussioni, e rimane lì. E Ripercussioni, che significa? probabilmente è che magari questo qua, il fotografo, ti dice: guarda, Ah, se che è no. conosciuto, ha delle amicizie e chiude qualche canale. Io se guarda, sta attento che non ti ottenta, ottento che se fai così, io glielo dico agli altri, non ti fanno più foto, oppure io lo dico a tutti che magari cosa è la cosa contraria, no? Io te lo glielo dico a tutti che hai provato a farmi vedere qualcosa, hai provato a provocarmi. Magari c'è la persona che ha detto, c'è la persona che reagisce in maniera bomb e ti manda a quel paese e magari te ne dà anche una. C'è quello che invece si trova paura e probabilmente, secondo me, sta gente qua naviga proprio su quello. Sulle esperienze che hanno avuto di persone che si intimoriscono e rimangono lì e fanno quello che diciamo che gli viene chiesto. È quella la cosa triste. Capito? Cazzo di storie, Ragazzi, eh? il mondo del cosplay è anche purtroppo. Io pensavo che era tutto fatto su accordi, senza trappole, come si devo dire? No, trappole sarebbe un po' cattiva la cosa, però senza
questo essere subdolo. Rifugi, esatto, anche essere subdoli, sì, ma purtroppo ci sono, eh. Ci sono, assolutamente. Ok, dai, ti faccio la domanda, l'ultima domanda. Progetti futuri? Guarda, giusto oggi ho iniziato un nuovo cosplay che se riesco lo porterò il 1º luglio al Kogo Comics, che è l'evento cosplay comics di Cogoleto, qua vicino a Genova. E vediamo se ci riesco, perché da qua al 1º luglio, tra mille cose da fare, appunto, tra studio, lavoro, eccetera, eccetera, sarà la mia solita corsa contro il tempo. Come è stato, ma grazie a Dio, ho un Ovviamente, po' di non ti chiedo quale costume è perché molti sono abbastanza Surprise! scaramantici, capito? Lo Che scaramanzia spoiler fa sorpresa. male alle volte. Esatto. Ok. Ma io sono solita fare cose, perché Khonshu stesso è stato partorito, ideato e partorito in giro di 10 giorni per il Milano Comics del 30 aprile, che era 30 aprile, 1º maggio, se non sbaglio. L'avevo portato lì la prima volta in assoluto, tutto di corsa, figurati. Quindi sono solita io fare sti numeri da circo qua. Ok, dai, ti faccio la domanda intima e segreta che faccio a tutti. Quindi, Vadi. ho sempre questa domanda finale, praticamente ai video, quindi a te non ti esento da questa domanda. Ok, Ok. allora, hai mai apposto atti amor copulanti provvisto di mascheramento? No, sinceramente no. Come ricordi io, no. Ma capito quello che gli ho domandato? Certo che ho capito cosa mi hai domandato. Ma no. No. Io l'ho voluto fare un po' più articolata possibile. Quando pare no. No. Cioè, capito? Cazzo. La devo impegnare un po' più questa domanda, dai, perché praticamente ho chiesto se l'hai mai fatto in costume. Ho capito, Lo no, so, no, infatti, lo lo so, so. mi hai risposto bene, però io mi aspettavo più la risposta a dire eh. Però quando pare no. Vabbè. No, Allora, non mi è mai capitato. la domanda l'hai capita e quindi hai risposto a dovere. Hai detto no, a meno che io, come hai detto, a meno che io non lo sappia, no, come hai detto? No, che io mi ricorda, sinceramente no, cioè, no, proprio veramente, adesso così pensandoci bene, no, no, quindi Come mai no? no, probabilmente non ce n'è mai stata l'occasione, o comunque uno a volte ha dei costumi talmente tanto scomodi che c'hai proprio voglia di boh, quando uno sei in armatura e tutto quanto, cioè, per toglierti una cosa ti devi ricomporre, meglio lasciar perdere. Fanno in un altro momento. Molti di loro, ma almeno il 90%, 95% dei cosplayeriani. Mi rispondono tutti: no, il costume si rovina. Con quello che ci hai Ma speso, ti tempo, ripeto. fatica, soldi, denaro, sangue e sudore, consumarlo per 30 secondi. Oh, qualcuno ha detto oh, 30 secondi, cioè manca a dire, sai, una mezz'oretta, no, 30 secondi. Ok, ma io ti dico, secondo me va a costume, perché se c'hai tipo un Harley Quinn, dai, è easy come cosa, secondo me. Ma pure una Se Scarlet hai Witch. un... Anche se c'hai la Scarlet Witch o comunque cose del Una genere, è easy Gamora. come cosa. No, perché Scoprire. sei verde, E sporchi ovunque. appunto, devo scoprire se anche lì è verde. Non lo so, no, 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 non sa, no, non so io se qualcuno lo fa. Comunque ti dico, se hai un'armatura un po' più difficile, credimi, che quando ti sei lì che ti componi già, allora questo pezzo qua va per primo, quell'altro va per secondo. Come fai? Che tra un po' non devi andare, non riesci a fare, neanche andare a fare la pipì in bagno, dai.
come riesci a fare il resto? Ci sta, cioè, nel senso. E No, poi, questo sì. come tanti hanno risposto, poi si rovina. A qualcuno gli si rovinerà anche, quindi. Che te deve dire? Ok, dai. Siamo arrivati alla fine di questo video. Ringrazio tutti. Cavolo, siamo arrivati anche ad 1 ora e 20. Ridendo e scherzando, siamo arrivati ad 1 ora e 20. Quindi dobbiamo staccare perché altrimenti qui la gente dice: hai rotto le. Me ne voglio andare. Detto. Ok, ringrazio tutti coloro che hanno seguito questo No, ma video. poi Mi sta urlando contro. Gianluca! Iniziamo e finiamo come abbiamo iniziato con i cosi, I i soliti soliti idioti. idioti. Un'ora e mezza. Dai, Gianluca, cazzo. Gianluca! Stai sempre in questa camera a smanettarti. Tu e i mini pony. Non sta a pensare bruco, te, Gianluca. Ok, siamo arrivati alla fine di questo video. Ringrazio tutti coloro che hanno seguito questo video e soprattutto per chi vedrà sempre questo video. E sarei arrivato fino a questo punto a dire: oh, Scarlet Witch, i capelli rossi, oh yeah. Ringrazio la mia ospite. La mia ospite? Elisa Piccardo, In Elisa arte? Six, Elisa Alteris, cercatemi su Instagram, su Facebook, vedrete che mi trovate in qualche maniera. E se no, se siete da queste parti, le prossime fiere, che ripeto, sarà sicuramente Coco Comics, il 1° luglio, non mancate. Riguardo a tutti coloro che vogliono seguire l'attività, possono trovare il link in descrizione, pagina Facebook, gruppo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Telegram, Discord, tutto e di più. E ricordiamo i contatti di Elisa, Infernis, Inferno, sto sudando come che. I contatti di Lina e Elisa che sono? Allora, su Instagram mi trovate come Lisa Six, su Facebook mi trovate come Lisa in Ferris. Ok, ringrazio nuovamente tutti, alla prossima! Shoryuken!